San Buceto e Campobasso, il ritorno degli finale di Coppa Italia Dilettanti qui alla Cittadella dello Sport di San Buceto, una struttura davvero carina, accogliente, come del resto è stata anche l'atmosfera che ci hanno riservato qui al nostro arrivo. Rodia, ancora Rodia, raddoppiato, perde il pallone, poi Tordella, la conclusione di Rodia, di Rienzo. In avanti ancora Fazio, Fazio con il mancino, gira tutto per Tordella, la conclusione di Tordella dalla distanza, l'aveva, passaggio il pallone per Cascione, Ioio, salta l'uomo Ioio, ancora Ioio, la conclusione dalla distanza di Cristian Ioio, la parata di Donato, ancora Trori, si infila in area di rigore, Trori la rimette dietro, arriva Vanzanna a rimorchio, Tordella, la conclusione di Tordella col mancino, pallone fuori, libero Franchi, uno contro uno, può entrare in area di rigore, la conclusione di Franchi, di Donato per Ranieri, si accentra Ranieri, cerca il tocco di Ventola, la triangolazione chiusa perfettamente da Bratelli, la mette dentro, la traversa del San Buceto su questo traversone di Bratelli. Trore attaccato da Mancini, se ne va nello stretto, Trore la mette dentro, c'è stato un tocco di mano, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Rincorsa di Vanzan e Nicola Vanzan, 1-0, Campobasso in vantaggio alla Cittadella dello Sport di San Buceto, al 19° del secondo tempo, fa 1-0 Nicola Vanzan per il Campobasso, si prende gli applausi meritati. Poi Mancini, in avanti Mancini, attenzione sul secondo palo di Rienzo, di Rienzo, gli chiude la porta in faccia Ventola, palla per Ranieri, la conclusione di Ranieri, di Rienzo, ci mette i guantoni, ancora Barrov lì davanti, a terra Barrov, non c'è fallo, alla meglio Sabatino, allontanala, allontanala Sabba, Sparvoli, non c'è calcio di rigore per il direttore di gara ovviamente, poi un stupido fallo di reazione di D'Angelo che viene espulso. Il 51esimo e finisce qui, vince il Campobasso 1-0 con la rete di Nicola Vanzan qui a San Buceto, e dunque si qualifica il Campobasso per il quarto di finale.